inauguriamo, diciamo così, il percorso che ci porterà poi all'apertura della Biennale del Merletto. Dopo nei dettagli entrerà sicuramente Renata Casartelli e ci sarà modo poi perché anche gli altri con me spieghino la specificità delle singole sezioni che sono ospitate nella città. Io faccio un discorso introduttivo. In primo luogo il dovere della memoria storica, cioè cosa vuol dire? Il Merletto è un patrimonio di alto artigianato che è una testimonianza visibile, chiara, di un tempo in cui Cantù aveva in questo ambito, che è l'ambito delle arti applicate, un'eccellenza riconosciuta. E da questo punto di vista io credo che si abbia un dovere, che è il dovere di testimoniare questa bellezza, di riproporre questa bellezza, che è una bellezza antica, però una bellezza che è ancora capace di stupire, suscitare, emozionare, eccetera. Un secondo motivo è quello che riguarda il presente, cioè la vitalità che il Merletto ha ancora oggi. Lo sappiamo, questa attualità avviene per un lavoro appassionato, attuale, delle merlettaie che ancora oggi, direi forse il verbo più corretto è resistono, nel nostro territorio. È una vitalità che noi sappiamo costituisce un ambito di nicchia. Io l'ho definito un settore di nicchia la cui sopravvivenza economica è legata diventa una sfida per chi intende ancora oggi occuparsene. Il terzo motivo per cui l'assessore alla cultura dice sì, bene, rinnoviamo, non stanchiamoci di questa tradizione, è la prospettiva futura. La prospettiva futura io la vedo come possibile. Ho citato l'ambito internazionale e quindi così, insomma, di approfondimento degli studi sul Pizzo come un bene culturale, un bene artistico del territorio. E poi l'aspetto che a me personalmente poi anche maggiormente interessa è questa intelligente prospettiva che da qualche anno il Merletto di Cantù è stato capace di intraprendere rispetto agli ambiti del design nazionale, del design con la D maiuscola, cioè della pratica creativa del disegno applicato ai diversi settori dell'industria, dell'arredamento, dell'abbigliamento, eccetera, e della creatività anche pura in senso artistico, che le collaborazioni in passato, quest'anno poi ci verrà raccontata la collaborazione con Luca Scacchetti, ancora Branzi, testimoniano qui. Ok, qui in Villa Calvi abbiamo una trentina di realtà presenti con i loro lavori. In Via Matteotti invece, ecco, in Via Matteotti invece avremo due sedi espositive. Una presso il cortile delle Ortensie e lì ci sarà Merletti e Design, lì saranno esposti i manufatti che sono stati fatti sul territorio canturino e disegnati da Andrea Branzi, da Alessandro Mendini, da Luca Scacchetti, che sono architetti a livello internazionale, come si era accennato prima. Avremo anche in mostra forse il pezzo più rappresentativo quasi delle origini della nostra memoria su pezzi capolavoro, nel senso che, e qui cito il pezzo proprio perché è entrato in conferenza stampa il presidente della Casa Rurale Angelo Porro, ci presterà l'universo e sarà esposto. Che in pratica è stato disegnato da Arna Boldi, in pratica il direttore storico dell'Istituto Statale d'Arte. Mi sembrava la cosa più giusta, vicino a questi design internazionali attuali, però anche a loro, perché visto che verranno a vedere i pezzi, si troveranno di fronte qualcosa che di sicuro non si aspettano. A coda a quello che ho appena sentito, uno per fare i complimenti a quei vulcani che ci sono qua, che rispondono al nome di Renata Casartelli, Rita Barnia, Maspero, eccetera. Senza di loro la Biennale non si farebbe, lo sapete, e la banca è abituata
a dare una mano dove ci sono queste qualità e questi pregi.